Alcuni giorni fa mi sono trovato a parlare con un amico di un argomento molto importante riguardante il mondo dei videogiochi, che tuttavia non sembra sia stato ancora analizzato da nessuno: la rivoluzione dei giochi di ruolo. Le meccaniche da GDR, che includono scelte e sviluppo dei personaggi con parametri e statistiche, sta toccando un numero sempre maggiore di giochi, basti pensare a God of War o Assassin's Creed. Credo che questo fenomeno sia iniziato seriamente con il successo di Dark Souls, il quale ha chiaramente mostrato come un buon action non può che guadagnare profondità da un sistema GDR ben implementato. Le meccaniche GDR offrono possibilità, scelte e rigiocabilità extra a qualsiasi titolo, e così il genere si è finalmente mostrato per quello che è, ovvero quello più ricco e profondo, trasformando quelli che una volta erano action in action RPG, per invadere poi le console di ottava generazione. Ma in mezzo a tutti questi titoli, qual è il migliore in assoluto? Ebbene, dopo aver completato, o almeno abbondantemente provato, o essermi informato su tutti quelli più famosi e validi, potrò darvi la risposta, basata sui principali fattori di rigiocabilità, mondo di gioco e gameplay, partendo da quelli che ho apprezzato meno, fino al numero 1, il miglior action RPG dell'ottava generazione, e forse di sempre. Al decimo posto, ma se potessi lo metterei anche almeno infinitesimo posto degli action RPG che ho provato in questa ottava generazione, c'è Final Fantasy XV. Final Fantasy XV è quanto di più sbagliato si possa immaginare in un videogioco. Una storia terribile, piena di errori, incongruenze, insensatezze e forzature inserite pensando ai DLC successivi. L'ho giocato nella Royal Edition, comprata a 20€, e non ho resistito per più di 2 ore. Il gameplay terribile e completamente sbilanciato me l'ha fatto subito disinstallare. Non è nemmeno presente un minimo di rigiocabilità. E per questo lo considero il peggior titolo AAA che io abbia mai provato in assoluto. Al nono posto, e voglio ribadire che questa classifica si basa su giochi che io ho provato e giocato, e che già al posto di questo potrebbero essercene magari altri che non ho avuto la fortuna di conoscere, Monster Hunter World, titolo del quale mi stavo quasi per dimenticare. Monster Hunter World infatti è a tutti gli effetti un action GDR. Il punto cruciale di questo gioco è la sua grossa varietà di armi e gli stili di gioco. Ha il focus sul grinding di oggetti necessari a comprare nuovi equipaggiamenti, ma al di là delle sfide che si può autoimporre la community per realizzare video da postare su YouTube, in Monster Hunter World esplorerete non molte mappe, belle ma piccole, e affronterete una serie di boss fight di spugne pronte ad assorbire quantità smodate di danni. Trovo che Monster Hunter sia un bel gioco, ma una persona normale non resisterebbe alla noia di riaffrontare sempre le stesse povere bestie più e più volte, solo per realizzare degli equipaggiamenti necessari a fare cosa? Tornare e uccidere le stesse bestie ancora e ancora? Ci sono molti titoli che offrono boss fight estremamente più vari e divertenti, esplorazione più ricca e storie più emozionanti. Forse il top per la sua nicchia, ma molto scarso come GDR. Ottavo posto per Mass Effect Andromeda. A dispetto dell'inutile polemica sulle animazioni facciali, questo titolo è un gioco memorabile, ottima storia, interessantissimi compagni da conoscere, un gunplay eccellente e anche una grande varietà di build, ma poca rigiocabilità. Non ci sono scelte veramente incisive che potrete fare in Mass Effect Andromeda, e la vostra stessa build potrà essere modificata all'interno della partita. Per questo motivo, una volta finito al 100%, difficilmente lo rigiocherete se non per godervi l'ottimo gameplay, i cui unici difetti sono la poca varietà di nemici e la mancanza di sfide secondarie appaganti. Al settimo posto, God of War. Statistiche, statistiche ovunque, ma varietà da nessuna parte. Sto ancora giocando a God of War a massima difficoltà. Il mondo di gioco e la storia sembrano magnifici, è concessa una grande quantità di esplorazione opzionale, ma al momento della battaglia il gameplay soffre della sindrome da telecamera alle spalle. Alle difficoltà elevate tenderà ad essere un po' legnoso e frustrante. Ma è solo qui che sentirete la differenza statistica degli equipaggiamenti, senza provare tuttavia la sensazione di variare qualcosa, avere una vera build. In conclusione, seppur a livello di mondo e storia è indubbiamente più bello e forse accattivante di Mass Effect Andromeda, l'unico motivo per rigiocarlo potrebbe essere provare appunto la difficoltà finale. Al sesto posto, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn è un'eccellenza. Il suo gameplay non sarà il più vario e tattico, ma indubbiamente il più fluido e soddisfacente che abbia mai provato. Ogni creatura è ricca di parti e punti con diverse statistiche, c'è una grande differenziazione dei nemici, e l'unica cosa che mi è mancata è stata qualche bella boss fight finale o segreta. Inutile sottolineare che non vedrete mondi di gioco più mozzafiato di quello di Horizon. Se
Si tratta, guarda caso, del titolo che ha portato alla rivoluzione della modalità foto. Ma anche lui, come gli altri tre giochi menzionati precedentemente, non offre molta rigiocabilità, se non il provarlo in ultra difficile, che come con God of War tende a cambiare significativamente l'esperienza di gioco. Al quinto posto, The Witcher 3. Con The Witcher 3 entriamo nella seconda parte di questa lista. Iniziato a difficoltà a marcia della morte, ci ho trovato veramente tanta cura per il mondo di gioco e il sistema di questi obiettivi. Ma il terribile gameplay, unito alla sincera noia per certe attività, mi hanno fatto passare la voglia di giocarci, almeno per il momento. A differenza di molte altre persone, ho trovato le queste secondarie, almeno quelle iniziali, atroci. Essendo secondarie, non sopporto che mi facciano perdere tempo in inutili approfondimenti di personaggi patetici che non vedrò mai più. Ma il colpo di grazia me l'ha dato una quest principale. Devi scoprire dove è Ciri. Hai due zone in cui cercarla, una di livello basso e l'altra di livello alto. E ovviamente sai che non la troverai in quella di livello basso, ma giochi a massima difficoltà, quindi non hai molta scelta. Inoltre vuoi completare il gioco al 100%. Per ottenere un briciolo di informazione che già sai sarà inutile, devi aiutare il conte, il quale deve trovare la figlia, la quale è stata vista da un tizio, il quale vuole che trovi la sua capra, la quale a sua volta ti metterà nei guai. Questa è la catena di obiettivi più lunga e inutile che abbia mai visto in un GDR, inserita in una quest principale. Ora, forse gli sviluppatori l'hanno messa per scherzo, come la quest della padella. Fatto sta che la mia sopportazione non ha retto e ho abbandonato The Witcher 3 per noia, così come Final Fantasy XV. Ma dopo questo breve racconto, com'è possibile che io l'abbia messa sopra Horizon e gli altri? Beh, perché The Witcher 3 è già un vero GDR. Non offre molta personalizzazione del personaggio, ma offre scelte, tante scelte, e con esse tanta rigiocabilità, che non era presente nei titoli nominati precedentemente. E sono anche abbastanza convinto che quando ci ritornerò, con un po' di pazienza, troverò molti altri elementi da apprezzare. Quarto posto, Dark Souls 3. Dark Souls 3 ha cambiato tutto. Non Dark Souls 1, non Bloodborne, Dark Souls 3. L'action GDR è diventato mainstream, l'hardcore gaming è diventato mainstream ed è partita la corsa degli sviluppatori alla realizzazione di gameplay e mondi sempre più dettagliati e raffinati. God of War, Assassin's Creed Origins e tanti altri riprendono il gameplay di Dark Souls 3. Nascono i Souls-like, ma nessuno raggiunge il livello di questo titolo. Elegante, romantico, affascinante, divertente, soddisfacente, al momento della sua uscita, nessuno fa bene quando Dark Souls 3 tutto quello che sa fare Dark Souls 3. Il titolo è anche molto rigiocabile, il primo da quelli citati a possedere delle vere e proprie build. Ogni nuova partita è una nuova esperienza, una nuova sperimentazione, un nuovo godimento e una nuova sfida. Terzo posto, per Dragon Age Inquisition. Mi spiace che per questa posizione potrei portare tante persone ad innervosirsi, ma non posso non essere sincero. E Dragon Age Inquisition continua a ricordarlo come un'esperienza assolutamente magnifica. Compagni fantastici che ti susciteranno diverse emozioni, una marea di possibilità e scelte, sia negli eventi di gioco che nel gameplay. Giocare con un party alza tantissimo il GDRometro. A differenza di quanto si dica al riguardo, Dragon Age Inquisitions ha delle ottime meccaniche GDR, con un sistema di battaglia molto molto profondo e personalizzabile. Infine la storia e i colpi di scena finale, compresi gli epici approfondimenti dei DLC, rimangono ancora adesso i più emozionanti e sconvolgenti che io ricordo di aver mai vissuto in un videogioco. Insomma, ottimo gameplay, ottima storia, immensa rigiocabilità, l'unica cosa che manca a Dragon Age Inquisition? Come in Horizon, qualche boss battle opzionale più impegnativa. Il mio secondo posto, che era il primo fino ad alcuni giorni fa, dei migliori action GDR che io abbia mai giocato, va a Fallout 4. Del disastro combinato da Bethesda con Fallout 76 non me ne frega niente. Delle prese in giro per i bug non me ne frega niente. Dell'accusa di produrre giochi tecnicamente nati vecchi non me ne frega niente. Bethesda rimane attualmente, sinceramente, una delle migliori case produttrici di videogiochi. Basti guardare a Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey. Quello che le manca è solo la varietà di genere, visto che questi sono fondamentalmente tutti FPS. Ma tornando a noi, prima dei titoli appena citati, Bethesda approda nella next gen con Fallout 4. Un titolo che ha ottenuto un immenso successo commerciale,
ma che a mio parere è stato ingiustamente messo in secondo piano da The Witcher 3. Fallout 4 rimane uno dei giochi più maturi di questa generazione, che interroga il giocatore su cosa significhi essere umano ancora prima di Detroit Become Human, e ci mette di fronte ad un grandissimo numero di scelte alle quali è veramente difficile dare una vera e propria connotazione puramente positiva o negativa. Certamente non adattissimo ad un pubblico troppo giovane, ma dalla sua anche una componente di gameplay dalla varietà assolutamente sbalorditiva. Solo Skyrim offre una varietà di gameplay e scelte paragonabili a Fallout 4, ma non si trova in questa lista perché la sua versione di ottava generazione è un porting, a differenza di un Dragon Age Inquisition che possiamo considerare un titolo cross-gen. Come su Dark Souls 3, su Fallout 4 ogni partita è una nuova avventura, ma qui le variabili e il gioco di ruolo si espandono ad un livello abissale. Recentemente ho avviato la mia nuova partita in survival mod, in cui ho deciso di ignorare completamente le queste principali per dedicarmi al mio personale accampamento, da crescere popolare con NPC. Come action RPG, Fallout 4 mi sembrava sinceramente irraggiungibile. E lo è. Ma c'è un titolo molto recente che a sorpresa mi ha saputo dare ancora di più, se non per la rigiocabilità, per il gameplay e il fascino del suo mondo di gioco. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey è il miglior Assassin's Creed di sempre e a mio parere, a fine 2018, il miglior action RPG di ottava generazione. Ma prima di mostrarvi dettagliatamente il perché, vorrei iniziare smontando le poche piccole critiche che alcuni hanno mosso al gioco, il quale conta comunque un ottimo punteggio su Metacritic, seppur così come Fallout 4, più basso rispetto a quanto effettivamente meritasse. 1. Assassin's Creed si è snaturato. Falso. Le componenti caratteristiche di Assassin's Creed sono da sempre solo ed esclusivamente 3. Ricostruzione di ambientazioni passate più o meno corrette storicamente. Parkour e assassini. Assassin's Creed Odyssey le possiede tutte, ma è molto più ricco grazie alle nuove componenti GDR. 2. Ci sono le microtransazioni. Ed è vero, ma sono totalmente opzionali. Giocando si ottengono alcuni punti che potete spendere per comprare qualcosa, come vestiti extra e altro. Dal punto di vista di un hardcore gamer, si potrebbe leggermente storcere il naso pensando che non si potrà avere ogni outfit se non acquistandola, ma stiamo parlando di roba totalmente inutile, appunto opzionale, di cui non dovrebbe fregarci nulla, visto che il gioco offre in abbondanza tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 3. Non si può proseguire nella storia perché bisogna livellare. Falso e patetico da parte di chiunque lo affermi. Assassin's Creed Odyssey offre diverse difficoltà, e se io riesco ad occuparmi di nemici di livello più alto del mio a difficoltà incubo, se vi lamentate giocando a quelle più basse, vuol dire che semplicemente siete degli scansafatiche. Le queste secondarie sono sempre ben caratterizzate, ma al contrario di altri titoli, molto rapide. Ma se si vuole esclusivamente avanzare nella quest principale, credo che anche un bambino di 5 anni potrebbe farcela impostando la difficoltà più bassa, che si trova lì apposta. Assassin's Creed Odyssey può essere un grandissimo GDR, così come il parco giochi in cui facciate tutto a cervello spento e avanzate nella storia. Dipende solo ed esclusivamente da voi. In risposta a queste tre critiche principali, possiamo finalmente entrare nel vivo della discussione. Ho iniziato Assassin's Creed Odyssey all'ultima difficoltà, la quale presenta un bilanciamento encomiabile. In base a come equipaggerete e builderete il vostro personaggio, potete sempre usare approcci stealth mettendo capo a campamenti di decine di soldati senza mai essere visti, lanciarvi nel vivo dell'azione come un toro inferocito o usare un mix delle due cose come sto facendo io. Le possibilità e le combinazioni sono innumerevoli e forse la qualità migliore in assoluto di Odyssey è che non sentirete mai di stare sbagliando. Così come nel gameplay che nella storia avrete molte scelte da fare. Nel gameplay potrete tornare indietro rebuildando il personaggio. Nella storia invece ci saranno conseguenze serie e irreversibili, aumentando quindi il fattore rigiocabilità, senza tuttavia pesare sulla partita. In altri giochi, compreso Fallout 4, mi è sempre capitato di voler tornare indietro per paura di non poter completare bene il gioco, di perdermi qualche quest, equipaggiamento o oggetto raro. Ma qui questa sensazione non esiste. Potreste ad esempio completare involontariamente una quest che non avete ancora accettato, uccidendo qualcuno o raccogliendo un oggetto. In questi casi vi comparirà l'obiettivo sulla mappa per permettervi di fare il rapporto sull'accaduto all'interessato. Il mondo è immenso e attende solo che voi lo andiate ad esplorare e conquistare. Questa non è una recensione, quindi non aggiungerò altri dettagli, ma mi limiterò a sottolineare ulteriormente, nel caso in cui non si fosse ancora capito,
che in Assassin's Creed Odyssey tutto funziona alla perfezione. Ad ogni passo che farete, in uno dei mondi di gioco più grandi che si siano mai visti, e per ogni singolo oggetto che raccoglierete o nemico che eliminerete, sentirete che ne sarà valsa la pena, che avrete ottenuto un'adeguata ricompensa. Assassin's Creed Odyssey non raggiunge la fluidità di gameplay di uno Spider-Man o di un Horizon Zero Dawn, ma riesce a superare la solidità di Dark Souls 3. E grazie a parry e schivate perfette, permette al giocatore più abile e paziente di migliorarsi e superare anche le sfide più ardue. L'ambientazione e la storia non so ancora se saranno i migliori, ma sono indubbiamente di un fascino impareggiabile. L'antica Grecia, la mitologia, e la domanda costante: sono su un mondo di soli uomini o c'è qualcosa di più? E infine, ciò che mi ha fatto capire inequivocabilmente che mi trovavo di fronte al miglior action RPG che avessi mai giocato. Boss Battle, non solo principali, ma anche opzionali, complesse, ricche, impegnative, ciò che tanto desideravo e che mancava in tanti dei titoli usciti ultimamente, in Assassin's Creed Odyssey c'è, ed è per via di questo e di tutti gli altri innumerevoli e immensi pregi che Assassin's Creed Odyssey prende componenti da titoli del passato, innova in alcuni ambiti come il sistema di taglie e riesce a fare meglio di chiunque altro, risultando a fine 2018 quasi indubbiamente il miglior action RPG mai realizzato. Io sono Jack Jim Game Knowledge, grazie per aver ascoltato, lasciate un like se avete apprezzato questo contenuto o almeno l'impegno che ho messo nel realizzarlo e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima!